Noi ci avviciniamo al contratto di fiume perché abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di rapportarci con il consorzio Delta Po e l'entusiasmo dell'ingegner Mantovani ci ha contagiato in questi mesi e per cui ci siamo resi conto che il contratto di fiume sarebbe stata un'opportunità di affrontare in maniera condivisa con tutte le realtà presenti nel territorio e soprattutto rendere partecipi non solo i nostri consorziati, ma tutti gli enti e tutti coloro che avevano motivo di interesse alle nostre iniziative, perché ci siamo attivati con una serie di iniziative molto complesse che hanno avuto di recente una serie di difficoltà che la procedure standard di approvazione dei progetti non prevedono. In pratica ci si rende conto che pur facendo tutta la pubblicità ai progetti, attivando le comunicazioni, pubblicando sui giornali le iniziative, non riesci a cogliere tutta la vastità di interessi e la complessità di esigenze del territorio e tutti i conflitti che ci sono. Faccio una breve descrizione del mio consorzio di bonifica in maniera che ci orientiamo per quelli che non conoscono. Siamo nella bassa padovana veneziana, abbiamo un pezzo della provincia di Vicenza e di Verona, quindi abbiamo quattro province, abbiamo 70 comuni, abbiamo circa 1.900 km di canali nostri, dei quali 300 km arginati, argini nostri. Abbiamo un territorio abbastanza complicato, siamo pieni di idrovore, ne abbiamo 58 e la complessità idraulica del consorzio è maggiormente enfatizzata dalla presenza dei fiumi, sono quelli segnati in azzurro, siamo conterminati, attraversati e perimetrati dall'Adige, dal Fratto Gorzone, da un Bacchiglione, dai vari canali del Bisatto e un pezzettino anche del Brenta. Infatti, i problemi idraulici del territorio, lì nascono le cose, sono così importanti che gli allagamenti non sono infrequenti, sono abbastanza frequenti, sia dovuti all'antropizzazione che c'è stata negli ultimi decenni, sia perché le modifiche climatiche che noi avevamo segnalato già negli anni Ottanta, quando praticamente nessuno ci credeva, si sono manifestate in tutta la loro veemenza in questi anni. Fra tutti i guai che abbiamo, abbiamo anche dei fenomeni, come nelle altre consorte, come il Delta Po, però con fenomeni un po' leggermente diversi, anche dei fenomeni gravi di subsidenza. Abbiamo degli abbassamenti del suolo, non più per l'estrazione del metano che è smessa, bensì per mineralizzazione delle torbe di 2-3 centimetri all'anno. Quindi noi abbiamo decine di migliaia di ettari che si abbassano 2-3 centimetri all'anno solo per il fenomeno naturale della mineralizzazione delle torbe. Quindi, modifiche climatiche, antropizzazione, fiumi in piena, problemi idraulici generali, fanno sì che il nostro consorzio, appartenente quindi alla Regione Veneto si relaziona con l'autorità, ex autorità di bacino del Brenta Bacchiglione e dell'Adige, e quindi abbiamo interferenze di tutti i sensi con le acque interne nostre e con le acque dei fiumi, è come descrizione divisibile in due macro territori, uno afferente prevalentemente al fiume Brenta Bacchiglione e Laguna di Venezia e quell'altro al Frassine Fratta. Torno a descrivere quali sono i problemi e dopo vi dirò quali erano i progetti. Per descrivere il territorio vi dico che decine di migliaia di ettari sono sotto il livello del mare, fino a 4 metri in abbassamento. Sono territori che sono attraversati da questi fiumi che vanno in rapida piena. Questo è il caso del Frassine, nel giro di poche ore può andare in piena e attraversa il nostro territorio. Diventa Gorzone e attraversa territori, vi dico, sotto il livello del mare per 4 metri. L'Adige, la piena ordinaria dell'Adige, nella zona di Cavarzare, la piena ordinaria è 12 metri più alta del piano campagna. Questo che stiamo parlando. Questa è una fotografia degli eventi che ci hanno interessato nel 2010 con le rotte dei fiumi, in particolare del Frassine, e tutti gli interventi, anche tumultuosi, che sono stati fatti con l'occasione.
Cos'è che ci siamo resi conto? Allora ci siamo resi conto che per risolvere tutta questa serie di problemi inerenti alle nostre acque, i 1900 km di canali e 250.000 abitanti del nostro territorio, più la presenza di questi fiumi e le modifiche climatiche e tutte le esigenze che ci sono, si entra facilmente in conflitto con la pianificazione territoriale dei vari enti o degli stessi privati che hanno intenzioni diverse sullo stesso territorio, esigenze diverse di carattere economico sullo stesso territorio. Vi porto dei casi emblematici dai quali ci si è accesa appunto la lampadina della necessità di una pianificazione più condivisa con tutti i soggetti presenti nel territorio e per evitare una serie di conflitti che altri piccoli o molto grandi, che probabilmente con uno strumento come il contratto di fiume o il contratto di contratti si potrebbero ovviare in partenza attivando tutta una serie di sinergie per cui gli stessi lavori idraulici, parlo per le cose nostre, gli stessi lavori idraulici abbastanza semplici potrebbero trovare o delle soluzioni diverse oppure delle sinergie con i privati o con gli enti, tanto da renderli ancora più efficaci. Uno dei casi per noi più emblematici che ci ha portato l'onore della cronaca, in senso negativo, è stata la realizzazione di un invaso canale nella zona di Este a seguito della necessità di risolvere i problemi idraulici del centro storico di Este. Nel 1995, negli anni seguenti, Este è stata interessata da allagamenti. D'accordo con il Comune, l'amministrazione comunale di allora e con la Regione Veneto, grazie ai finanziamenti del bacino scolante, abbiamo pensato di realizzare un grande canale invaso che avesse lo scopo di stappare letteralmente le acque dal centro storico di Este, invasarle, tenerle lì un certo lasso di tempo il più lungo possibile per attivare tutti i fenomeni di autodepurazione che si possono ottenere sia con la fitodepurazione che con altre tecniche. Tutto bene, abbiamo seguito tutto l'iter previsto dalle norme, quindi comunicazioni, pubblicazioni, avviso alla popolazione, comitati e altre cose. Andiamo per realizzare l'opera, si è aprito il cielo, si è scatenato il mondo. Perché? Nelle zone, vediamo se c'è la freccia, cos'è successo? La pianificazione comunale, essendo passati molto tempo, aveva preso delle direzioni anche diverse, nel senso che il tracciato che era stato identificato 10 anni prima non andava più bene, perché l'espansione urbana, esigenze economiche, attività agricole, nei 10 anni, praticamente l'istruttoria è durata 10 anni, aveva fatto sì che un po' ci si era dimenticati e un po' proprio le esigenze del territorio erano cambiate. Tant'è che il tracciato che si vede segnato in rosso non andava più bene perché era prossimo a delle zone urbane. È entrato subito immediatamente un conflitto, siamo finiti sui giornali, abbiamo dovuto condividere con il Comune un sacco di angherie da parte dei cittadini. Quando spontaneamente, come fanno molti altri colleghi, abbiamo pensato che la cosa migliore era costituire un comitato. Un comitato ci siamo infilati in mezzo, detto lo costituiamo noi, abbiamo chiamato i cittadini, abbiamo chiamato le associazioni naturalistiche, abbiamo chiamato il Comune, alla fin fine ci si è tirati per i capelli, infatti me ne sono rimasti pochi, però in pratica ne siamo venuti fuori bene, perché abbiamo dimostrato la massima trasparenza, abbiamo dimostrato che eravamo intenzionati a modificare quello che era possibile modificare e comunque abbiamo reso edotti i cittadini del paese che era l'unica soluzione idraulica compatibile con la situazione del paese e che avrebbe risolto per sempre i problemi idraulici del centro storico di Este. Per cui alla fin fine questo comitato, in cui c'erano anche associazioni naturalistiche, hanno condiviso il tracciato e addirittura si sono fatti carico di calmare le acque, letteralmente, e ci hanno a loro stessi dato degli input di mitigazione. Per cui abbiamo potuto fare delle opere di mitigazione che non sono ancora concluse, questo è il canale appena scavato, per cui il Comune stesso utilizzerà parte delle aree demaniali per scopi ricreativi e ludici, verranno fatte piste pedonali, verranno messe delle piantumazioni d'accordo con l'ente parco Colli che siano autoctone, alla fin fine tutto si è risolto e si è risolto anche molto bene perché noi stessi abbiamo fatto una bella figura. Un altro problema, questo era quello lì, era un piccolissimo problema che capita un po' a tutti nei territori che governiamo. Un altro problema molto più grosso con il quale abbiamo impattato è quello della risalita del cuneo salino come consorzio Delta Po.
Noi negli anni 90 avevamo evidenziato come nel fiume Brenta, è questo, nel fiume Bacchiglione e nel Gorzone, che è questo, l'acqua del mare in condizioni di siccità permanente prolungate, l'acqua del mare risale i fiumi 10, 15, 20 chilometri. Quindi i fiumi diventano alla fin fine dei fiordi di acqua salata. Questi fiumi sono tutti pensili o comunque arginati, attraversano dei territori della bassa veneziana, Conaca, Varzara e Chioggia, della bassa padovana, Corzola, Codevigo, per chi conosce, e attraversano dei territori prevalentemente sotto il livello del mare. Grazie al CNR, alla provincia di Venezia e agli altri istituti universitari che negli anni hanno studiato l'argomento con noi, si è evinto che la cosa era ben più drammatica di quello che si immaginava. L'intrusione dell'acqua salata in falda superficiale è arrivata a 20 km dalla costa. Quindi in paesi, non vi dico il nome se no si svalutano i terreni agricoli, in alcuni paesi a 20 km all'entroterra i pozzi freatici e i pozzi, quelli artesiani erano già salati, i pozzi freatici pescano già acqua salata. Vuol dire che la contaminazione dell'acqua salata in un territorio che è sotto il livello del mare è arrivata molto all'interno. A quel punto, siamo già però nel 2000, proponiamo la realizzazione di uno sbarramento anti-intrusione salina alle foci del Brenta, in maniera da intercettare le acque del Brenta, del Bacchiglione, del Gorzone e degli altri canali collegati, sulla falsariga delle realizzazioni efficaci che aveva fatto il Delta Po sul Po e sull'Adige, un'opera un po' più complessa. Su questo abbiamo fatto un progetto noi nel 99. La Regione ha fatto un progetto preliminare nel 2000, noi l'abbiamo trasformato in un progetto definitivo nel 2003, otteniamo i finanziamenti del Ministero delle Politiche Agricole, c'è una convergenza di interessi e un accordo di programma che riguarda la Regione, il Comune di Chioggia, il Magistrato Le Acque e gli altri tre consorzi bonifica, il Bacchiglione, l'Adige Po e il Delta Po, perché il territorio è molto vasto. Quest'opera, condivisa da tutti questi enti, viene finalmente finanziata e viene proposto il bando di gara, è ancora in fase di aggiudicazione. Anche in questo caso apriti cielo, nel senso che improvvisamente si emerge tutto il conflitto che c'è, questo è l'esempio, è un Mose alla rovescia in pratica, il conflitto fra le attività turistiche della zona di Chioggia. Erano passati così tanti anni, da quando l'abbiamo ideato fino agli anni 90, alla realizzazione, l'appalto è in corso adesso, aggiudicazione, talmente tanti anni che le esigenze economiche e sociali delle comunità avevano preso un'altra direzione. L'interesse agricolo si era svilito, parlo della parte terminale del fiume Brenta, e aveva preso più interesse l'attività turistica della nautica. Non si erano mai fatti vivi, e qui si apre un discorso molto complicato. Il piano regolatore comunale prevedeva l'opera già dal 2006, e resta il fatto che le esigenze economiche della collettività di Chioggia, l'aspetto turistico prevale sull'esigenza agricola. Torno indietro e vi dico solo che il territorio interessato dalla salinizzazione è di 20.000 ettari. Nel piano regionale contro la desertificazione è indicato questo territorio. L'acqua salata affiora in superficie, alcuni terreni sono coperti di un velo di sale, quindi il problema è molto grave. Quell'opera lì, oltre a portare un beneficio diretto a questi 20.000 ettari di territorio, porta un beneficio indiretto a altri 20.000 e forse di più, per il fatto che si conserverà acqua che proviene dall'Adige per tutta una serie complicata di travasi del Consorzio LEB. Quindi, risalendo, quest'opera di sbarramento è molto efficace e interesserà svariatissime decine di migliaia di ettari, come economia dell'acqua, come risorsa che viene risparmiata. Ciò nonostante, siamo entrati in conflitto con le comunità e con le attività che si sono insediate nell'arco di tempo da quando è stato ideato il progetto a quando verrà realizzato. 10 anni è un tempo geologico per l'economia.
Ultima esperienza che ci ha visto finire sui giornali è quella della diversione dell'acqua del Fratta in Adige. È un'idea fantastica perché il Fratta e il Frassine, particolarmente il Frassine che è il regime torrentizio, ma anche il Fratta hanno un regime di piena molto veloce, molto prolungato, tant'è che il nostro consorzio di bonifica è costretto a sospendere il pompaggio di decine e decine di impianti idrovori perché i fiumi Fratta, in particolare Gorzone poi, non possono ricevere altra acqua per il rischio di esondazioni e rotte. La cosa era abbastanza rara nei decenni scorsi, adesso succede ogni anno e forse anche più volte l'anno. Cosa ci è venuto in mente fra le varie cose bizzarre, sarebbe da psicanalizzare anche questo, ci viene in mente di proporre la realizzazione di un idrovora molto grande che prenda le acque del Fratta, che poi diventa Gorzone, e le devii in Adige. Si parla di 30-40 cubi al secondo. Questo permetterebbe di decapitare le piene del Fratta, mettere in sicurezza il territorio che adesso si allaga per la sospensione dei pompaggi per migliaia di ettari di terreni agricoli lambendo zone urbane di allagamento, e questo idrovora avrebbe permesso di evitare dei costi molto superiori di rialzo, ringrossi, di affermature arginali per centinaia di chilometri del Fratta, un tratto del Frassine e di tutto il Gorzone fino al mare, perché sono tutti questi fiumi sono sottodimensionati. Quest'opera costa probabilmente la centesima parte dei lavori che sarebbe necessario fare. Anche su questo abbiamo trovato la condivisione di tutti gli enti idraulici che hanno detto al Consorzio di progettare e valutare i regimi idrologici che si potrebbero generare a seguito di questa cosa. Apriti cielo, perché anche nel nostro caso cosa succede? Che tutti i gestori dei servizi idrici che traggono acqua dall'Adige si sono spaventati perché il Fratta è nell'immaginario collettivo un fiume inquinato. Non è più vero come una volta era, veicolava di tutto di più che proveniva dalle concerie. Adesso dalle analisi che si fanno periodicamente non emerge niente di particolare. Addirittura è quasi meglio di altri fiumiciattoli, di cui non vi dico il nome, da cui si può prelevare acqua. Per cui il problema è già stato in parte risolto, un po' per la crisi economica, un po' per tutte le opere di disinquinamento che sono state fatte nella Valle del Chianto, da quelle parti là, resta il fatto che il Fratta non è più così drammatico. Però sfiga vuole che si scopre che nelle falde c'è il perfluoro alchilico, che è una sostanza terrificante, cancerogena, che potrebbe essere presente nel fiume. Allora, a seguito dei colloqui che abbiamo avuto con Gian Mantovani, che con cui entusiasmo vi dico ci ha proprio contagiati, abbiamo detto: perché dobbiamo essere solo noi che ci andiamo a scontrare con tutte queste realtà non sapendole neanche gestire e non avendo neanche la possibilità di coordinare? E allora l'amministrazione nel settembre di quest'anno si è fatta carico della responsabilità di dire: ci facciamo noi promotori del contratto di fiume oppure del contratto di contratti, dopo vi faccio vedere, in maniera tale da creare un megafono per tutti i portatori di interessi nell'ambito dei vari argomenti che stiamo trattando, coadiuvare la regione e tutti gli enti che non hanno forse lo stesso tipo di rapporto diretto con la cittadinanza in tanti casi oppure con i consorziati, e togliere le castagne dal fuoco forse anche a qualche ente, proprio come assunzione di responsabilità e con spirito di servizio. Cioè ci siamo detti: ci mettiamo in gioco noi, proponiamo noi il contratto di fiume alla stregua delle esperienze che erano già state maturate, proprio perché vogliamo condividere i problemi e abbiamo proprio l'intenzione di condividere le scelte. Quando ho cominciato a lavorare io certe scelte si imponevano e la gente più o meno stava zitta, questo non succede più per fortuna, e quindi le cose devono essere condivise e soprattutto deve esserci consapevolezza. Quindi quello che diciamo noi, devono essere consapevoli i cittadini e gli amministratori degli enti. Sono a volte gli stessi amministratori che non sanno dove vanno le acque, cosa succede, il fiume in piena, cosa può succedere al loro territorio.
Il fatto di costituire, scusate la banalizzazione, una conferenza di servizi stabile in cui tutti possono partecipare, in cui c'è la massima pubblicità, questa era l'idea dell'amministrazione. E quindi noi ci siamo ritenuti, abbiamo ritenuto di farci carico, proprio come senso di responsabilità, di coadiuvare gli enti che hanno queste delle competenze specifiche. E con l'aiuto, con l'esperienza, la passione e la pazienza dell'architetto Mosca, che ci sta aiutando, che ha tantissima pazienza, abbiamo già individuato due fattispecie del nostro territorio. Quella afferente al bacino scolante, che ha tutta una serie di problemi di carattere idraulico ambientale. Va sotto acqua come quegli altri, ma insomma è un po' diversa. E quella afferente alla fratta Gorzone, che ha, va sotto acqua, sempre gli stessi motivi climatici, l'acqua per fortuna segue la forza di gravità, e però ha caratteristiche gestionali e ambientali un po' diverse. Quindi noi vorremmo dividere in due, diciamo, contratto di contratti. I fenomeni fisici sono gli stessi, le sensibilità della gente, delle popolazioni sono leggermente diverse e anche le norme sono leggermente diverse. Io chiudo qua, spero di non avervi stufato in maniera particolare, e quindi grazie alla collaborazione del Consorzio Delta Po e soprattutto all'assistenza dell'architetto Mosca, noi vogliamo partire con questa iniziativa proprio per dare la sensazione palese della massima disponibilità, della massima trasparenza e del fatto che vogliamo lavorare assieme non solo agli istituti che ci sono e agli enti che ci sono, ma lavorare assieme alla gente e condividere con loro le scelte grandi e piccole che vi ho descritto in qualche maniera. Salute.